Questa notte ho sognato che era morto il tiranno. Non lo so se ho tirato un colpo di pistola. Nessuno saprà mai cosa penso. Nessuno lo saprà mai. Mi volevano madre. Madre nella mia gabbia dorata. La mia fanciullezza, seppur agiata, era un laccio al collo che non mi permetteva di evadere. Ma chi può evadere dalla propria condizione? Solo attraverso gli ideali di libertà, giustizia e uguaglianza è possibile trovare la via. Sono chiamata a compiere un'opera grande, molto grande, dalla quale dipende la sorte di moltissime anime in miseria. Mi chiamano la straniera. Mi chiamano pazza. Dicono che sono un'isterica. Io sono Violet Gibson, di anni 49. Avrei dovuto approfittare delle ricchezze che la vita mi ha concesso. Figlia di un lord, possedimenti, vestiti, istruzione. Forse avrei dovuto rispondere con più accondiscendenza a quegli sguardi. Tuttavia, sentii che volevo andare verso il popolo, perché solo tra la gente sentivamo di essere nella verità. Questo è un covo di fascisti. Per questo deve essere prudente, attento alle trappole. Io non tradisco gli amici. Io non comprometto nessuno. Potete uccidermi, ma io non parlerò. Io amo l'Italia e do una prova di questo amore sacrificandomi, andando in carcere o in manicomio per lei. Per la sua libertà. Io non so di aver tirato un colpo di pistola a Mussolini. Io sono stata due volte in manicomio e ultimamente sono stata nella casa di salute mentale di via Nomentana 126. Ho anche tentato di suicidarmi. Fa comodo a tutti la mia pazzia. Io sono pazza. O forse no.